Konnichiwa a tutti e ben ritrovati in un nuovo video unboxing di Into the 4K, quindi andiamo subito a scoprire gli affaracci di Moreno, ovvero cosa abbiamo recuperato tra le varie offerte di primavera di quest'ultimo Amazon. E sappiate che arriverà anche roba dall'estero, quindi almeno 1-2 unboxing, però uno che sarà molto molto speciale, quello devo aspettare di avere tutti i prodotti di quel determinato argomento per fare l'unboxing, ma arriverà anche quello. Quindi questo, poi arriverà una cosa dalla Germania e poi ne faremo ancora un altro molto più avanti. Ce li ho praticamente tutti i prodotti, ma manca quell'unico prodotto che chiude quella, chiamiamola, saga. Ma partiamo. Cosa ha recuperato Moreno da queste offerte Amazon e che non vedrà mai nella sua vita, perché è già tanto che guardo qualche film, quindi io vado a recuperarmi tutta la serie di Battlestar Galactica, che include anche i film The Plan e Razor. Ovviamente ce l'avrete già tutti a casa, ma io volevo recuperarla per collezionismo. Ho iniziato a vederla tanti tanti anni fa, avevo visto 3-4 episodi e poi non l'ho mai finita, però il prezzo era decentissimo. Sono 4 stagioni più i 2 film, all'interno c'è anche l'episodio pilota, mi sembra. Sì, sono 76 episodi tra tutte le serie. Non la vedrò mai, ragazzi, non la vedrò mai, era puramente per collezionismo. All'interno vediamo tutto sto patacone di dischi qua, che ce n'è fino al 2029, da vedere. Però, ragazzi, collezionisti, siamo fatti così, no? Lo vogliamo in casa nostra e è così. Poi, cosa ho recuperato sempre in offerta? Ho recuperato Gomorra, la serie. Dato che avevo visto solo la prima stagione ai tempi, quando avevo ancora Sky, i cari vecchi tempi, e ho recuperato il cofanetto. Alla fine sono 5 stagioni, no? Sono 5 stagioni e mi è costato un 6 euro e qualcosa a stagione. Quindi direi che va benissimo. All'interno, avete notato questo? Sì, Amazon mi sono già fatto fare un piccolo buono, quindi l'ho pagato 5 euro in meno, più o meno. Mi hanno dato un buonino per questo danno al box, che era già da quando me l'hanno spedito. Vabbè, all'interno c'è anche stile Battlestar Galactica, il cofanettone questo qua di plasticazza che contiene tutte le stagioni di Gomorra. Manca il film L'Immortale, che era in offerta, sì, ma ho visto che scende molto molto di più di prezzo ogni tanto, quindi recupero anche quello, perché parla di questo personaggio ed è un film che si incastra all'interno della serie di Gomorra, quindi poi recuperiamo anche quello. Però all'interno di questa edizione ci sono anche delle cartoline che andiamo ad aprire insieme. Eccole qua: azzurra, Ciro, Jenny, sangue blu. Poi all'interno c'è anche un buclettino, ve lo faccio vedere, ma sicuramente l'avrete già recuperato tutti questo box. Però ci tenevo, la prima stagione mi era piaciuta molto, sono sempre stato curioso di andare avanti e penso proprio che questa qui è un episodio, ogni tanto ce lo spareremo, assolutamente. E voilà, e chiudiamo il box di Gomorra. Poi voi direte, ma non hai preso neanche 4K? Beh sì! Ho recuperato Bohemian Rhapsody a 11 euro, sta sempre sui 13, 14, ogni tanto scende, però vabbè, l'ho preso perché ero curioso di rivedermi, anche se non mi aveva entusiasmato tantissimo. Io ho preferito, di questi film, io ho preferito Rocketman, mi è piaciuto di più, però dicono che abbia un Atmos da riferimento in inglese, quindi tocca ascoltarlo in Atmos, perché non l'avevo visto in Atmos. Quindi recuperato Bohemian Rhapsody. E poi, dato che era scesa, ho recuperato la versione Steelbook di Terminator 2. Sì, c'è il DNR, è sempre lo stesso master, non cambia niente. Però è l'edizione Studio Canal che contiene 3 dischi. Tanto tempo fa avevo ordinato l'edizione questa con il vinile della colonna sonora da Zavvi. Purtroppo il pacco è stato perso, mi ha rimborsato Zavvi, che adesso non spedisce più da nessuna parte Zavvi. E vabbè, avevo preso quella ed era sparita. Però questa qui, 23 euro, volevo vederlo in 3D. In 3D, qui dentro non c'è l'italiano.
italiano in 3D costa già più di 20 euro solo il disco 3D, quindi in 23 c'ho la stessa edizione Blu-ray con le varie versioni del film, il film in 4K col Master DNR, lo stesso che abbiamo noi, e anche la versione 3D, e io sono contento. E va bene, va bene, va bene. Poi chiudiamo questa edizione. Ah, dietro com'è? Eccola qua, ve la faccio vedere. Cyberdyne System. Eccola qui, il retro. Ricomponiamo e poi come ultima uscita 4K, dato che non esce più da noi in 4K, è uscito solo in 1080p, oramai la Universal sta iniziando a fare così, solo 1080p e anche nel resto del mondo, questo è uscito in 4K, ma di tanti altri film come Megan in 4K è solo in streaming, anche in America c'è solo il Blu-ray. Volevo vedere, ho recuperato Nope, ma mi giravano altamente le palline avere solo il Blu-ray 1080p e così ho recuperato in sconto 20 euro durante le offerte di primavera la versione francese che contiene il 1080p che ha l'italiano all'interno, quindi almeno un disco con l'italiano ce l'ho. Poi me lo guardo in 4K e se voglio rivedermelo in italiano me lo posso rivedere in italiano. Quindi sappiate che la versione francese ha il 1080p stesso nostro, perché noi siamo con i francesi. Quindi raggruppiamo qua tutte le uscitine che ho preso e noi ci rivediamo nel prossimo episodio di Into the 4K. E arriveranno altri begli episodi, ragazzi, oltre alle recensioni. E vi ricordo che se vi iscrivete al canale otterrete tantissimi premi per voi e le vostre famiglie. Non sto scherzando, ma se vi abbonate ci saranno quasi circa 20 video che verranno sbloccati piano piano per tutti, ma quasi 20 video in più da vedere di recensioni subito. Detto questo, noi ci rivediamo nel prossimo episodio di Into the 4K. Sayonara a tutti e bye bye.